Anche perché poi dall'emergenza sanitaria subito avevamo capito che si stava generando un'emergenza socio-economica. Allora, non per giustificare la politica, in questo caso me stesso e anche chi ha ruoli più importanti dei miei, ma per dire che dobbiamo tutti fare sempre una riflessione, perché l'unico modo per noi per trovare delle soluzioni vere ed efficaci è quello di essere sempre più comunità. Perché noi parecchi disagi li abbiamo superati perché siamo stati comunità, perché siamo stati bravi. Vedo qui una persona che insieme a tante altre associazioni, Emilia, siamo riusciti a ridurre quella distanza, a ridurre quel disagio sociale che la pandemia stava generando, e parlo per evitare la dispersione scolastica. Emilia insieme all'UNICEF si è data da fare per portare tecnologia, mezzi tecnologici, computer, connessione a quelle famiglie, a quei bambini che non avevano la possibilità. Abbiamo preso coscienza di una cosa, che purtroppo noi abbiamo dei grossi ritardi rispetto anche, in questo caso come esempio, alle infrastrutture, alle tecnologie. Allora dalla pandemia dobbiamo avere ancora una lezione, è quella di impegnarci per ridurre quelle differenze che purtroppo esistono tra territori e territori, perché se siamo coloro che credono nella meritocrazia, e quando dico meritocrazia non dobbiamo intenderla soltanto il più bravo vince, ma dobbiamo intendere di dare a tutti le stesse possibilità di partenza. E questa pandemia ci ha fatto rendere conto che purtroppo viviamo in un paese non meritocratico anche per questo motivo. Allora l'impegno di chi ha dei ruoli istituzionali e di chi attraverso anche un libro, prova a fare una narrazione attraverso gli occhi di Pulcinella, quindi anche attraverso un linguaggio anche un po' più ironico, pittoresco, cioè, dobbiamo lavorare insieme per superare queste differenze e per far sì che realmente tutti partino dalle stesse condizioni. Grazie. Non so se lui può ancora rimanere o dovrà. Ok. No, io sto in piedi, io sto in piedi. No, puoi stare qui, va bene. C'è un'intervista da fare perché ti stanno. Ecco. Sì, lo possiamo consegnare anche adesso, sì, così lo facciamo vedere mentre, durante l'intervista, poi magari gli fai anche l'autografo. Lo fai adesso perché poi sicuramente il sindaco dovrà andare via. Allora, Edda, è arrivato finalmente il tuo momento, è tanto atteso. Ascoltatela. Ah, c'è il vescovo, eccolo qui, Monsignor Angelo Spinillo. Vescovo di Avesa, prego. C'è qui una sedia. Ok, prego. Eccellenza, eccolo qui che arriva. Che bello, è la stretta di mano con il sindaco della città di Aversa. Eccolo qui. Salve, che bello rivederci. Ecco qua, anche se io arrivo da un'altra diocesi. Io arrivo dalla diocesi di Capua, quindi, sì, da Salvatore Visco. Allora, io adesso. Ascoltiamo, sì, ascoltiamo Edda, non ci sono problemi. Quindi io presento la nostra psicologa, docente della scuola media superiore, ma anche conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, è stata una ballerina, conduce spettacolo. No, sto presentando a Sua Eccellenza chi sei, un bel biglietto da visita per sapere chi è. Edda Cioffi, ancora un applauso. E questo è il figlio. E il figlio è il nonno che fa la ripresa, che serve il passo per tutta. Vabbè, prego. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, io sono qui, è vero, sono insegnante, psicologa, ma sono soprattutto qui in qualità di grande amica di Angelo, a cui voglio davvero molto molto bene. È una persona davvero, io dico sempre carismatica. Voi sapete che esistono tanti poteri nella vita, c'è il potere tradizionale, quello legale, ma soprattutto c'è il carisma, che ce l'hai o non ce l'hai, e Angelo ce l'ha, quindi come vedete riesce sempre a riunire tantissime persone. Io vi consiglio vivamente di leggere il suo libro, perché nel libro di Angelo c'è una cosa in particolare, che è la luce. Abbiamo vissuto tutti quanti un periodo davvero molto molto buio, chi più chi meno. Sicuramente c'è chi ne ha sofferto di meno, perché magari proprio le condizioni socio-economiche erano migliori, anche perché è vero, questo periodo ci ha toccato dal punto di vista della salute, ma anche e soprattutto da un punto di vista sociale, no? Noi siamo esseri biopsicosociali, tutto quello che ci accade da un punto di vista
biologico, sociale incide sulla nostra psiche. Il libro di Angelo ci parla di rabbia e confusione. Quanti di noi siamo stati arrabbiati in questa pandemia, soprattutto nel ritorno, no? Siamo tornati chiusi in casa, tutto è ricominciato in questa seconda ondata, perché il libro si chiama proprio così, in questo secondo momento abbiamo sofferto ancora di più, perché il primo uno lo regge, dice vabbè, non fa niente, cerco di mettermi in moto e di riattivare tutte quelle che sono le mie risorse, però la seconda volta è un po' più dura, no? Perché uno è un po' stanco di dover fronteggiare un periodo del genere. Ce l'abbiamo fatta, chissà. In realtà è un punto interrogativo, però se non ce l'abbiamo fatta c'è già Angelo pronto per il terzo libro, casomai, perché c'è la trilogia eventualmente, ma speriamo assolutamente di no. Io quindi vi consiglio di leggerlo, perché è vero, parla della pandemia, c'è tra l'altro la prefazione di Carello Maresca, vero? Quindi è davvero un libro completo, tra l'altro tocca tanti temi, la scuola, l'istituzione, la società, però lo fa con la luce, ovvero in questa luce, in questo tunnel vede la luce, c'è sempre la resilienza, c'è sempre la capacità di inclusione che è tipica di Angelo e di empatia. Angelo è carismatico ma soprattutto molto empatico, ovvero è capace di sentire e sentire dell'altro, e lo fa cercando sempre di mettere al centro e rendere protagonisti le persone che solitamente nella società non sono protagonisti, vero? Lo fa sempre, lo fa nei libri, ma lo fa, come vedete, anche nei portali social, no? Attuando vari contest. In realtà quei contest sono proprio un modo per rendere inclusivi e attuare l'inclusione lì dove l'inclusione a volte non c'è. Noi tanto parliamo di inclusione, ci riempiamo la bocca, però in realtà sono persone come Angelo che fanno e sanno davvero attivare e utilizzare i social, che tanto utilizziamo ma a volte tanto bene non sappiamo fare. Invece in questo caso lui li sa utilizzare. Quindi comprate, acquistate il libro e leggetelo, perché è davvero una lettura molto molto ricca dal punto di vista culturale e sociale. Grazie. Tu hai fatto tutte le 5 tappe, le hai fatte tutte, no? Ah beh, qualche tappa è saltata, no? Perché stavo dicendo... Posso dire una cosa? Sì, prego, prego. Allora, devi sapere che questa discolpa degli insegnanti, che sono stati tanto criticati per la DAD, tu hai detto che ho rallentato. Io in realtà non ho rallentato per il bambino, perché fortunatamente ho dei nonni che sostengono il bambino e quindi sono fortunata. Ma noi insegnanti abbiamo lavorato tantissimo, cioè non abbiamo avuto un attimo di respiro. Ma voglio dire, è vero, non è che andiamo a zappare, voglio dire, non facciamo un lavoro fisico che ci tedia e ci stanca, però purtroppo se non sono stata presente è perché davvero non c'ero, quindi non ho ancora il dono dell'ubiquità, però ci stiamo lavorando. Però al di là di tutte queste parole, davvero, leggete questo libro, perché lì dove siete un po' tristi, lui è il premio maggiore del sorriso, è colui che porta il sorriso, quindi sicuramente sorriderete anche se si parla appunto di pandemia. Allora, insomma, punto di domanda, perché si sorride? Si sorride perché c'è un personaggio come Pulcinella, lui è uno dei più autorevoli interpreti della maschera di Pulcinella, non solo in Campania, ma in tutta Italia, ha ricevuto tantissimi premi in tutta Italia, lavora molto ultimamente anche con tanti bambini nel Lazio, ha ricevuto tantissimi premi per questo. E ricordiamo che Pulcinella prendeva in giro i re, no? Insomma la corte, invece qui può prendere in giro chi? No, insomma diventa un portavoce di una protesta popolare. E lo fa però con ironia, lo fa proprio con il sorriso, sempre, lui è sempre sorridente, come del resto anche Pulcinella che insomma indossa questo abbigliamento bianco e nero, il bianco è segno della purezza e il nero insomma è simbolo di qualcosa che magari non va, che lui cerca, ecco, di trasformarlo in bianco. Io chiedo scusa agli altri che sono qui da un po' di tempo, però ecco, Sua Eccellenza tra poco dovrà lasciarci, quindi entro le 21:30 io cedo immediatamente il microfono. Siamo contentissimi, quando abbiamo visto arrivare, insomma, siamo rimasti veramente contenti. Facciamo un altro applauso, perché no, che non ci aspettavamo, no, dice lui è sempre presente, però che bello vederlo qui proprio con noi per la presentazione di questo libro. Grazie, puoi farlo anche seduto, non c'è problema. Grazie di cuore, buonasera a tutti, chiedo scusa di questa intromissione così, e devo dire il mio grazie per l'invito proprio ad Angelo, che più volte in verità ha un po' insistito
perché potessi essere qui questa sera. E volentieri, volentieri ci sono e sono qui perché penso che questo momento che noi diciamo di ripresa, in realtà forse non abbiamo mai interrotto veramente di dialogare, ecco, si parlava prima della DAD, insomma, ed è sicuramente un modo forse a volte un po' più faticoso, forse un poco più diciamo, difficile nelle forme, però è stato un modo attraverso il quale si è continuato a dialogare. E così anche penso in tantissime altre forme, in tantissime altre possibilità che oggi la tecnologia ci offre. Qualche volta, vi confesso, mi chiedevo, facendo il rapporto con un secolo fa, con l'epidemia della spagnola, mi chiedevo come avessero fatto allora a tirare avanti. È vero che forse le esigenze erano molto diverse e minori probabilmente di quelle nostre, però certo non possiamo negare il valore appunto della tecnologia e delle possibilità che ci sono offerte di continuare a dialogare. E questo dialogare è però già di per sé un segno positivo, no? Noi, come dire, all'inizio ci abbiamo provato. Mi sono permesso di scrivere una volta su un quotidiano, insomma, una riflessione sulla parola simpatia. La simpatia che sembrava venir fuori quando la gente si affacciava ai balconi all'inizio e si metteva magari a cantare insieme. Ed era una forma nella quale si riscopriva la simpatia, perché in quel cantare poi c'era una sorta di tentativo di originalità, ognuno insomma ci metteva qualcosa di suo, magari non so chi portava il ritmo con qualche pendola, insomma con qualcosa di così di estemporaneo, e questo faceva sì che anche chi avesse avuto antipatia, per dire, per il vicino di casa o addirittura forse vicino di appartamento, magari non lo conosceva nemmeno, però in quel momento si sono trovati simpatici, cioè partecipi della stessa passione, perché questo vuol dire simpatia, condividere la stessa tensione, la stessa speranza, possiamo dire. È vero che forse questo fu un momento, oserei dire, un po' di superficialità all'inizio, no? Quell'ottimismo facile, sembrava che ce ne saremmo usciti rapidamente, e tutti scrivevano, andrà tutto bene, insomma, cose di questo genere, poi queste cose sono un po' scomparse. Però io dicevo, mi auguro che di questo tempo così rimanga quel senso di simpatia, cioè quel senso di possibilità serena, certamente, sorridente, magari come si diceva adesso, di riscoprire la presenza dell'altro, la presenza appunto di quel vicino che di solito non guardiamo nemmeno quando passiamo frettolosamente per raggiungere insomma le nostre case, i nostri luoghi di lavoro e insomma i nostri impegni, e che invece in quell'occasione abbiamo scoperto come una persona capace di una certa originalità, capace anche di creare qualcosa che potesse essere coinvolgente. Ecco, io credo che questo senso di simpatia dobbiamo poter continuare a svolgere, e credo che la figura di Pulcinella un po' ce lo mette davanti questo, ce lo mette davanti, perché certo fa una contestazione, riesce a contestare con quella sapienza ironica, perché c'è un'ironia sapiente e c'è un'ironia, oserei dire, cattiva. L'ironia cattiva è quella che offende, l'ironia sapiente è quella che invita tutti in qualche modo un po' a misurarsi meglio con la vita, e quindi ad essere anche capaci forse di sorridere su se stessi. Credo che sia la sapienza più grande, quella di sapere